Bonsoir, stasera siamo in Francia, no? Non è vero, siamo sempre qui dalla sede del Matera Club Saverio Columella, come di consueto il lunedì siamo qui a tenervi compagnia per il rotocalcolo sportivo della Lega Pro Girone C. Prima di passare ai graditissimi ospiti questa sera, vi ricordo un saluto caro agli sponsor che sono Bar Caffetteria, Taichi Caffè, Planet Wind 365, Via Dante 47 a Matera, Vino e Dintorni, Enoteca, Via Ridola 32 a Matera, Soft Creation, Via della Scienza 28, Zona Pipe, Matera, FD di Lecce Gioielli, Via 20 Settembre a Matera. Questa sera si è aggiunto anche Lounge Caffè di Rocco Schiuma, Via del Corso a Matera, che ha messo in palio una cena per due per il miglior calciatore della gara Matera-Ischia. Prima di passare appunto alla gara che si è disputata ieri alle ore 16 al 21 settembre tra Matera ed Ischia, vado subito a presentare i graditissimi ospiti. Alla mia sinistra il presidente del Matera Club, Michele Cinella. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera. Mentre abbiamo il giornalista del quotidiano Franco Bruno. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. L'ospite di questa sera è il difensore centrale del Matera, Vasco Faisca. Ho detto bene, difensore centrale? Faccio quello che vuole il mister. Però io da quando ti ho visto, io ti ho visto per la prima gara e non ti avevo mai visto giocare, quindi negli amichevoli, però contro il Barletta mi hai impressionato da centrale fortissimo, quindi, e in effetti in trasmissione ho detto che sono rimasto. Poi hai giocato un paio di partite sulla fascia e quindi si vedeva un po', per me è un giudizio personale. Sei un centrale fortissimo, quindi. Ringrazio, i complimenti. Niente, io sicuramente sono nato difensore centrale e magari quello è il ruolo dove mi trovo meglio, insomma. Però prima di tutto sono un giocatore di squadra e faccio quello che mi chiede l'allenatore per il bene comune. Mi ha chiesto di giocare lì e giocherò lì anche con molto piacere, sempre che me lo chiederà. Però è ovvio che ogni giocatore ha un ruolo preferito, io se devo dire uno preferisco di più giocare più al centro, però non è un problema. Va bene, allora poi per quanto riguarda la gara di ieri, il Matera è stato fermato dal catenaccio Ischia, rintanato nella propria area per 90 minuti. Quindi, non, come mai? Come mai? Ve l'aspettavate, Hai detto insomma. tutto tu, cioè Ve il catenaccio. l'aspettavate. Ah, ce l'aspettavamo perché ormai le squadre, cioè, hanno capito il nostro modo di giocare, cioè abbiamo uno stile di gioco che tendiamo a dominare la partita, avere il controllo della partita, essere sempre magari nella metà campo avversaria, però comporta anche dei rischi, no? E le squadre cercano di sfruttare questo, mettersi in 11 dietro la linea della palla per cercare di sfruttare le ripartenze dove magari possiamo concedere qualcosina. Penso che neanche questo loro sono stati bravi a sfruttare perché non hanno creato più di tanto, però ci hanno messo in difficoltà dal punto di vista offensivo, che non siamo stati in grado di creare tantissime occasioni, però comunque le abbiamo avute e magari è mancato quel pizzico di fortuna per portare a casa i 3 punti. Franco, i biancazzurri quindi sbattono contro il muro e la traversa. Sì, purtroppo, come diceva Faisca, le squadre hanno già capito come il Matera gioca in casa, perché in casa vengono e fanno la saracinesca, quindi si mettono tutte 11 in difesa e naturalmente aspettano il momento propizio per realizzare magari con un solo tiro centrare la partita, come stava capitando ieri, che fortunatamente Bifulco è riuscito a metterci la pezza. Però il mister in una intervista ha detto quasi alla Conte, ha detto che lui, a differenza se si va a mangiare al ristorante di 10 euro,
a 100 euro, lui ha preferito andare in un ristorante di 10 euro perché loro, le loro capacità sono quelle, anche perché l'abbiamo visto, insomma, Ischia è nella bassa classifica, quindi è terz'ultima in classifica, e quindi venire a Matera e portare via un punto per loro è stata come una vittoria. In effetti io aspettavo la reazione del mister al termine della gara, ho detto agli amici che stavano qua, esulterà come perché stava, ed è stato così. Sì, proprio, diciamo, molte volte si parla pure poco di ciò che accade in sala stampa. Ieri sera io sinceramente ho avuto un battibecco proprio con l'allenatore dell'Ischia, perché gli ho fatto la domanda se è contento per il risultato ed è contento anche per il buon gioco. Lui ha avuto il coraggio di dire che la sua squadra ha svolto un bel gioco. E lì naturalmente ho alzato la voce, ho detto ma viene qui proprio per provocarci non solo in campo, ma viene a provocare anche la sala stampa. E lì ha capito e ha abbassato un po' i toni e abbiamo ripreso l'intervista. Certo, questi allenatori, perché anche con il Lecce io ho avuto con l'allenatore con il giocatore del Lecce, ho avuto con Abruzzese un battibecco, proprio perché non hanno fatto un solo tiro in porta, poi in sala stampa dichiarano che hanno fatto una partita spettacolo. Invece la squadra che gioca seriamente è la nostra, non perché io sono di parte, però anche ieri la squadra e i ragazzi si sono impegnati molto, e solo però con quell'ostruzionismo in campo io penso che noi siamo stati penalizzati anche dall'arbitro, quindi nel prossimo giro dirò qualcosa anche sull'arbitro. Però se entrava il colpo di testa di Paisca a quest'ora saremo qui a parlare della vittoria. Magari, sai, queste partite sono così, la sblocchi e magari poi finisce 2-3-0. Purtroppo non sono riuscito a buttarla dentro, è stata Colletti, mi sa, ha messo una gran bella palla. Purtroppo, secondo me l'ho presa troppo bene, troppo piena, cioè troppo forte, ed è andata quei 30-40 centimetri in più in alto che non doveva. Però questo è il calcio, cioè abbiamo stradominato la partita, anche le partite precedenti abbiamo, non magari con questo predominio, però comunque giocando bene, creando più degli avversari, e non stiamo portando a casa i tre punti. Però io rimango molto positivo, perché credo che i numeri parlano così, che se tu giochi tante partite così alla fine vincerai molto di più che non il contrario. Quindi io credo che bisogna dare continuità a questo tipo di gioco, che le vittorie arriveranno. Michele Cinnella, dimmi. Quindi sei rimasto deluso dal catenaccio dell'Ischia, sì. E quindi anche perché quindi condivido pienamente con mister Auteri che ha criticato molto gli avversari, dicendo che quello visto non è calcio, anche perché era da tanti anni che non vedevo davvero, sì, qui è venuta a giocare la Regina, quindi però diciamo che il Cosenza, quindi, ma non si sono chiusi proprio come, ma la cosa che più mi ha dato fastidio, ecco appunto come diceva Franco, è l'atteggiamento dell'arbitro, perché non si può condividere e accettare il comportamento dei calciatori che per 3-4 minuti stanno a terra, quindi E invece io almeno quando arbitravo io capivo già l'andamento della gara, quindi se gli avversari facevano i furbi per perdere tempo io sinceramente non li pensavo proprio, quindi lasciavo sempre giocare, e poi quando protestavano andavano tutti fuori, quindi per me no, perché a me piace il calcio vero, insomma, non simulare così, perché poi perde molto lo spettacolo. Secondo me l'allenatore dell'Ischia viene dalla scuola del teatro di Eduardo, perché è venuto a Matera, è venuto a fare una bella sceneggiata napoletana, perché oltre all'ostruzionismo che facevano i giocatori in campo, per me che l'arbitro permetteva, diciamo, di tutto, perché addirittura abbiamo visto cadere giocatori all'improvviso, l'azione era sì, in area di rigore, e loro ogni tanto cadevano a terra, se ne andavano a terra, l'albero permetteva tutto.
Addirittura il mister dell'Ischia nascondeva la palla, cioè non dava, prendeva la palla, la buttava nella panchina per i falli laterali, cioè una vera e propria sceneggiata napoletana. Noi avevamo, tanti anni fa, tu te lo ricorderai benissimo, avevamo un allenatore che faceva il catenaccio, il mister Benedetto. Però in confronto a quello dell'Ischia, il mister Benedetto è un signore. Perché è vero fare catenaccio, per carità, perché è anche un modo di gioco. Noi abbiamo vinto anche i campionati mondiali, la nazionale italiana, facendo questo tipo di gioco. Una cosa è fare catenaccio, una cosa è fare ostruzionismo puro, cioè proprio 30 volte, 33 volte, non so chi li ha contati, qualcuno l'ha letto sul giornale che addirittura sono stati contati, 33 interruzioni solo nel secondo tempo. Cioè questo non è catenaccio, questo è proprio venire a Matera, venire a scendere in campo per fare solo ed esclusivamente ostruzionismo. Franco, quindi appunto dicevi... Io volevo riprendere appunto il discorso con l'arbitro, cioè un arbitro che viene dal Bassano del Grappa. Sì, ma è stato proprio l'atteggiamento iniziale. Noi abbiamo fatto due falli, quindi subito ammoniti, quindi con due ammonizioni, insomma, ecco, è lì che proprio ho notato subito che c'era qualcosa che non andava verso il direttore di gara. Esattamente, è proprio così, Mimmo. Cioè un arbitro che viene da così lontano, e secondo me ha lanciato un messaggio invisibile che poi si è reso visibile nel campo, cioè i nostri giocatori non commettevano nessun fallo, entravano sulla palla in una maniera molto pulita, no? Proprio tecnicamente, anche come qualità di intervento. Bene, i nostri venivano ammoniti, mentre invece un giocatore, c'è stata un'azione, io ho contato, ha fatto tre falli di seguito, non è stato neanche ammonito. Allora è lì poi che ti viene la voglia, no? Anche se noi dobbiamo avere un controllo di nervi, di educazione, eccetera, che siamo giornalisti, però quando vediamo delle cose così in campo, no? Così tangibili, evidenti, non possiamo stare zitti, le dobbiamo anche denunciare queste cose, perché io con la Lega Pro non ho niente da dividere. Perché già ci ha creato, diciamo, un calendario a spezzatino. Una volta si gioca di lunedì, poi si gioca di giovedì, poi si gioca di venerdì, di sabato, di domenica, non si capisce niente. Poi ci mandano pure gli arbitri, quindi significa che il campionato di Lega Pro è un campionato veramente all'insalata russa. Vasco, domenica prossima c'è il derby lucano, Melfi-Matera. Ci deve servire da lezione quest'ultima partita, una squadra che naviga anche... Il presidente Maglione ha già dato la carica. Sì, allora, poi arriverà anche il nostro. Noi ci metteremo il cappotto, lui ha il Maglione, noi ci... anche il presidente Columella sicuramente si farà sentire in settimana con noi in spogliatoio. No, niente, c'è il derby, quindi è sempre una partita leggermente diversa dalle altre, perché sono sempre magari quel pizzico di motivazione in più durante la settimana, la gente che magari ti approccia, cerca di caricarti un po' di più rispetto alle partite, quelle solite, no? Però credo che una squadra sta navigando anche come, così come l'Ischia, nelle parti un po' più basse della classifica, però... E si aspetta il meno 2 entro dicembre, quindi ancora di più sarà difficile. Arriverà 17 invece di 19. Quindi sarà sicuramente una partita difficile, anche prima parlavamo, non ci sono partite facili. Questa è la prossima, dobbiamo prepararla al meglio per cercare di portare a casa i 3 punti. E regalare un bel Natale a tutti quanti, a noi, a voi, i tifosi, al presidente, cioè, e andare a casa in vacanze, stando sempre lì abbastanza vicino alle zone calde. Facciamo un po' il punto sulla 17ª giornata. Per quanto riguarda la capolista salernitana, si ferma a Barletta, dopo 6 successi consecutivi. Viene sconfitto 1-0 a Barletta, quindi per me è un risultato inaspettato. Sicuramente, cioè questo
ci fa capire che tutto può succedere. Se è un campionato equilibrato, non c'è la squadra che ammazza il campionato. Salernitana sta facendo molto bene sicuramente ed è tra i favoriti insieme a Benevento, a Lecce. Però Lecce appunto che è caduto Lecce, davanti al proprio pubblico 1-0 con il Martina, quindi gol di Mirko Carretto, un ex biancazzurra. Poi la Juve Stadio invece è quella che io quando abbiamo iniziato questo programma io ho dato per tra le favorite proprio la Juve Stadio. Perché è una bella squadra, poi sono una squadra che l'anno scorso è in Serie B, cioè una squadra, comunque sono andati via tanti giocatori, però comunque è una società che negli ultimi anni ha fatto la B, la C, è una squadra solida insomma, e poi sta facendo molto bene, se non sbaglio hanno pochissime sconfitte, addirittura non hanno mai una sola, quindi è una squadra solida, non sorprende i risultati insomma. Ha perso domenica scorsa a Salerno. E vinceva. Quindi invece punti importanti del Foggia che va in chiave playoff, sta confermando una bella squadra. Invece il netto successo della Casertana di Sasà Cambilongo, sì, il mister sono un po' ripresi contro la Vigor Lamezzi che ormai non fa più punti da quando ha vinto la Matera, quindi non fa più punti. Invece il Cosenza fa bottino pieno contro l'Aversa 2-0 e la Paganese batte 1-0 il Catanzaro. Il Benevento invece, Franco, rallenta la squadra di mister Brini, non va oltre l'1-1 a Messina. Sì, il Benevento, come diceva appunto Faisca, il nostro grande difensore, diceva appunto che il campionato è molto equilibrato e quindi non c'è una squadra leadership, non c'è una squadra che ci convince. Infatti questa giornata ci sono state delle sorprese, quindi le capoliste hanno perso e naturalmente noi se fossimo stati un po' più fortunati, perché purtroppo è questione di fortuna, poi se ci inviano certi arbitri significa che il Matera in Lega Pro non è ancora ben visto, cioè io non voglio essere né malizioso né malevole, però da quello che io riscontro in campo sono costretto a commentare. Se vedo che gli arbitri sono incapaci di arbitrare, devo dire che sono incapaci di arbitrare. Quindi, e poi per quanto riguarda il Foggia invece, è il tredicesimo risultato positivo. Quindi il Foggia ha preso una direzione alta. Di alta classifica. Per chiudere appunto il punto sulla 17ª giornata, torna a far punti la Lupa Roma, quindi 2-2 sul Savoia, dopo che era andato in vantaggio per due volte, però è stato raggiunto sul pareggio dal Savoia. Ecco, questa Lupa Roma che inizialmente sembrava... Sì, diciamo la Lupa Roma, essendo pure matricola come il Matera, però la Lupa Roma sembra che sia veramente una matricoletta, diciamo. Perché? Perché non riesce a giocare sul proprio, proprio terreno e quindi i risultati non sono costanti. Io ho un po' di timore per quanto riguarda la Lupa Roma, che nel girone di ritorno vedremo come andrà. Io ho qualche sospetto, insomma. Rischia appunto di scendere ancora di più verso il basso nella classifica. Bene, veniamo alla classifica dopo la 17ª giornata, quindi come dicevamo la Salernitana comanda sempre a 37 punti, però dietro c'è la Juve Stabia a 35, Benevento a 34, Foggia e Lecce 31, Casertana 30, Matera 27, Paganese 25, Catanzaro 24, Vigor Lamezia e Lupa Roma 22, Cosenza, Melfi e Barletta 19, Martina e Messina 17, Savoia 13, Ischia 12, Aversa, Normanna 7, chiude sempre la Regina con 6 punti, è da ricordare anche che la Regina è meno 4 in classifica, il Foggia invece è meno 1. Bene, allora siamo quasi al termine, vero cameraman Aldo, grazie dell'assistenza del nostro cameraman Aldo, quindi allora
per domenica ci sono buone prospettive, vero? Basta. Io penso di sì, cioè, se, come ti ho detto prima, no? se diamo continuità a questo tipo di gioco, penso che c'è tutto per credere che sia possibile portare a casa il bottino pieno. Poi non credo che la sfortuna ci possa accompagnare fino all'infinito, perché da un po' che stiamo facendo bene, siamo stati raccogliendo sfortunati poco. A Benevento, quindi, perché all'86esimo su 3-1, più sfortuna di quello non poteva essere. E quindi niente, io sono, resto molto fiducioso e spero che di fare un'altra buona prestazione, ma soprattutto più che la prestazione di portare a casa i tre punti. Bene, quindi analizzeremo meglio venerdì sera la gara per quanto riguarda Melfi Matera, quindi sì, sapremo anche quanti tifosi andremo a seguito. Questa volta ci sarò anch'io in trasferta insieme all'amico Andrisani, vero Franco? Insieme a te con la macchina andiamo, e quindi sarò anch'io a Melfi. Se mi permetti, voglio proprio dire che come club stiamo organizzando la trasferta, siamo quasi a 2 pullman quasi pieni, quindi oltre al, diciamo, a organizzare i pullman, stiamo preparando anche una piccola coreografia per poter mettere in atto sugli spalti di Melfi. Poi, se mi permette Mimmo, volevo dire, come no, lei è giovedì, presidente questa sera. Giovedì prossimo il club organizza un buffet per salutare e farci gli auguri reciproci tra i tifosi del club e la squadra di calcio. Lo organizziamo qui verso le 20 giovedì con degustazioni di prodotti tipici natalizi. Va bene. Quindi, avviso anche tutti gli iscritti. Anche perché dopo la domenica i calciatori saranno tutti liberi, quindi per le feste natalizie, e quindi è giusto che il club faccia questo, quindi mi complimento delle iniziative che fate, quindi anche perché è sorto questo club, quindi, però ecco, voglio che anche altre persone si devono inserire, ecco, perché facendo anche un tesseramento che bisogna pagare luce, affitto, tutto, quindi, però nel nostro piccolo facciamo, ecco, ringraziamo anche quei piccoli sponsor che ci danno una mano. E niente, allora, prima di terminare, quindi daremo anche questa sera il, appunto, Lounge Caffè di Rocco Schiuma, via del Corso a Matera, ha messo in palio, come dicevo dall'inizio, una cena per due per il miglior in campo di della gara Matera Ischia. Prima di dire chi è stato il migliore in campo, saluto prima gli sponsor, perché non me ne voglio dimenticare, quindi Planet Wind 365, Centro Scommesse Bar, via Dante a Matera, Vino Dintorni e Notica, via Ridola 32 a Matera, Soft Creation, via della Scienza 28, zona Pipe a Matera, FD di Lecce e Gioielli, via 20 settembre a Matera. Bene, allora, quindi lascio dire al presidente del club, appunto, chi è stato il migliore in campo, chi si è aggiudicato la cena per due verso Long Caffè di Rocco Schiuma, via del Corso a Matera. Te, Michele. Sì, dopo un'attenta visualizzazione della partita abbiamo decretato che il migliore in campo è stato proprio Faisca, è stato veramente, ha fatto una partita sulle righe, ha fatto una bellissima partita. Grazie. Condivido. Condivido. Quindi anche se me l'avete chiesto a me, io avrei detto Faisca, quindi, perché ho visto molto attento in difesa, nei colpi di testa, è fantastico, quindi è insuperabile. E poi ho avuto quell'occasione che potevamo vincere la gara sul colpo di testa, che ha preso la traversa, e quindi, visto che non ci sono state tante azioni, quindi ecco, proprio perché parlavamo del catenaccio, appunto, dell'Ischia, e quindi gran merito va appunto a Vasco Faisca per il migliore in campo della gara Matera Ischia. Quindi questo è il buono, quindi diamo il buono a Vasco Faisca. Grazie. I saluti finali, quindi un grazie a tutti, noi ci rivedremo venerdì, naturalmente sarà qui con me
sicuramente venerdì Daniele, quindi Daniele Taccardi, che questa sera non si è voluto sedere al mio fianco, non so perché. Va bene, hai fatto tardi, starai qui con me venerdì prossimo. Grazie a tutti e un arrivederci a venerdì prossimo. Buona serata a tutti.